Riccardo Illy ha concluso l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Macerata, qui al Teatro Lauro Rossi, con un auspicio che tra accademia, tra università, tra Ateneo e l'Italian Spirit, cioè l'intuito imprenditoriale italiano, ci sia una sinergia che possa giovare all'intera nazione. Sono 34 anni passati da Carlo Azeglio Ciampi, un grande economista, ospite qui a Macerata, e dall'università, da parte dell'università, che è sempre stata vocata alle scienze umanistiche. Quindi un messaggio forte, un'inaugurazione importante, dove c'è stato anche il videomessaggio da parte del Tolentinati, commissario per l'economia europea, Paolo Gentiloni, e con tanti altri personaggi. Soprattutto è stato attesa l'Alexio Magistrale di Riccardo Illy, il presidente del Polo del Gusto Italiano, un triestino che è venuto a Macerata a raccontare e a dirci una strada nuova che speriamo possa essere intrapresa e che ci possa essere un percorso che una università che si è sempre illustrata nelle scienze, come abbiamo detto, umanistiche, possa anche aprire. 734 volte Università di Macerata, quanto è dura fare il rettore qui in questa città? È un lavoro bellissimo fare il rettore, è un lavoro molto impegnativo, complicato, perché gestire l'università moderna vuol dire una quantità di cose da fare, di competenze necessarie, però devo dire che la città insomma, vive dell'università, è contento della sua università, resistiamo da 700 anni e non credo che un solo rettore farà la differenza, andiamo avanti con grande fiducia verso il futuro, per cui è difficile, ma è anche soddisfacente e stimolante. Oggi un grande nome, Riccardo Illy, insomma la cultura del gusto. La cultura del gusto, la cultura del bello, la cultura dell'imprenditorialità. Un grande imprenditore triestino, italiano, che veramente ha lavorato tanto, ha fatto tanto per far crescere il suo gruppo Illy Caffè, che è fra l'altro un'azienda di famiglia che ha saputo veramente crescere in modo molto importante. Averlo qua, e adesso abbiamo fatto questa mattina 2 ore con lui per parlare di imprenditorialità nelle Marche, delle possibilità, della necessità della qualità, di internazionalizzare, sono temi per gli imprenditori ma sono temi anche per l'università. Era la prima volta che il dottor Illy veniva a Macerata? No, Illy quando ha iniziato la sua carriera in azienda veniva nelle Marche a vendere caffè, faceva parte dei venditori insomma, del prodotto, per cui conosce abbastanza bene il territorio e è tornato molto volentieri. Tra l'altro sua figlia ha anche studiato nelle Marche. Per questo nuovo anno accademico cosa propone UNMIC? Allora, il nuovo anno accademico è nel segno dell'Europa, con la nuova alleanza europea, che per noi è molto importante. Siamo con 7 altri atenei, francesi, tedeschi, polacchi, spagnoli e così via. È un'alleanza di università forti nelle scienze umane e nelle scienze sociali. E noi, tramite questa alleanza, finanziato dall'Erasmus Plus, intendiamo rafforzare i percorsi didattici e i percorsi di ricerca, e anche la nostra terza missione. L'anno 734 è un anno di apertura, di consolidamento e di grande progresso per il nostro Ateneo. Abbiamo anche registrato un più 7% nel numero degli immatricolati nel nostro Ateneo, e questo è un cambio di tendenza importante. Come facciamo il comune e il territorio non stare vicino all'università, quando la più grande industria di Macerata, ma non solo la più grande industria, e che ci fornisce i ragazzi del domani. Un po' il rettore si lamenta perché la città non risponde sul piano dell'accoglienza, alberghi, ristoranti non sono all'altezza di convegni internazionali. Guardi, tutto è facile e tutto non è facile. Un albergo di una certa caratteristica forse non sopravvive ancora a Macerata. Se noi aumentiamo l'economia, aumentiamo il passaggio ai turisti, il passaggio per persone che vengono a Macerata, potrebbe esistere anche un bel albergo. Esistono tanti B&B che c'è da censirli, perché dove vado ci sono 3, 4, 5 camere per questi posti. Quindi abbiamo un tessuto di B&B e di persone che si mettono in gioco e fanno anche
delle camere eleganti, belle, con una ricca contenerazione che nel territorio ci sono. È logico, noi stiamo portando l'economia, adesso quando apriremo la fiera sarà un edificio che non è solo bello ma porta anche ricchezza a tutto il territorio, perché uno che viene alla fiera di solito il venerdì sera, sabato sera si ferma a Macerata e nei dintorni, e quindi io dico nei dintorni, non deve essere solo Macerata. Dario D'Urso, Presidente del Consiglio degli Studenti, oggi bella giornata. Sì, è una giornata importante per l'Ateneo, anche per noi studenti, perché comunque si inaugura, si fa una riflessione su tutto quello che saranno gli obiettivi del prossimo anno accademico, poi all'interno di un tema importante come quello tra il mondo del lavoro e il rapporto col mondo dell'università, sicuramente in un'università come quella di Macerata che si basa molto sugli studi umanistici, è una riflessione molto importante. Contestazioni, proteste, appunti alla conduzione, alla gestione dell'università? Ma noi stiamo cercando di avere un dialogo sempre costruttivo con l'università e cercando sempre di metterci in una posizione di confronto costruttivo e non di critica costante. Sicuramente il discorso sarà anche incentrato su alcuni punti che vanno sicuramente riflettuti, però non c'è una contestazione così pesante con l'università. Ma Illy che c'entra oggi? E Illy dovrebbe, diciamo, fare un intervento su quello che è il mondo del lavoro e soprattutto il rapporto che si può avere con le università umanistiche. La scelta è stata questa anche all'interno del tema, quindi noi abbiamo accolto la proposta del rettore senza nessuna contraddizione. Come ti trovi a Macerata? I tuoi colleghi come si trovano, quelli magari che vengono da fuori? Ma sicuramente Macerata è una città piccola, a misura d'uomo, universitaria, dove comunque si riescono a intessere rapporti facilmente. Sicuramente alcune carenze ci sono. E quali sono? Da un punto di vista sicuramente degli alloggi c'è un grave problema, ma anche dei... Gli affitti sono alti? Gli affitti sono alti, ma il vero problema è la mancanza di disponibilità di affitti. Dottor Illy, che piacere qui a Macerata? La prima volta? Il piacere mio no, non è la prima volta, ci sono già stato qualche decennio fa, quando all'inizio della mia carriera mi occupavo di vendite e quindi ero venuto anche a Macerata per trovare qualche cliente. Un vero gusto stasera qui con lei l'inaugurazione numero 734 di una delle università più antiche d'Italia e d'Europa. Sì, è un'università che trovo molto dinamica, ho conosciuto diversi professori, oltre naturalmente al magnifico rettore che avevo incontrato a Trieste già qualche settimana fa. Ho apprezzato che questa università ha già avviato e approfondito un dialogo importante con gli imprenditori con i quali vuole instaurare un rapporto di collaborazione continuativo nell'interesse delle imprese, dell'università e di tutta la collettività. Quando ho ricevuto l'invito dal suo amico triestino come lei, anche se viene dall'Irlanda, per l'inaugurazione di un'università, è la prima volta che succedeva oppure non è stato sorpreso dalla natura dell'invito stesso? Quando mi ha accennato questa opportunità avevo appena tenuto la mia lectio magistralis per il solo 100° anniversario dalla fondazione dell'Università di Trieste. Mi è capitato anche di insegnare per 2 anni all'Università di Trieste a Scienze della Comunicazione, insegnavo comunicazione aziendale, ho organizzato anche delle summer school per Italia Innovation, una società di Verona, quindi diciamo che sono abbastanza abituato ad avere dei rapporti con gli studenti. Questa sarà solo un'occasione senza poi altre occasioni, cioè ci sarà un percorso comune poi tra lei e eventualmente e l'università? Questo è presto per dirlo, oggi sono qui per partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico, poi come si usa dire da cosa può nascere cosa, ma no, non credo, anche perché l'Italia è grande, le università sono tante e anche le richieste di essere presente da una parte e dall'altra sono piuttosto frequenti, ma non si sa mai. Noi, professor John McCourt, rettore dell'Università degli Studi di Macerata, dichiariamo ufficialmente aperto l'anno accademico 2023 e
1904, il 734° della Fondazione.